Salve, bentornati al nostro consueto appuntamento della rubrica di Psicologia Liberamente. Oggi parleremo della paura del dentista, detta odontofobia. È qualcosa di molto comune e può diventare una fobia vera e propria quando ha un forte impatto negativo sul benessere della persona. Chi soffre della paura del dentista di solito evita di sottoporsi alle visite e agli interventi del dentista, finendo ovviamente per peggiorare i suoi problemi e riportando un effetto negativo sulla qualità della vita. Secondo alcune ricerche, una persona adulta su 10 soffre di una vera e propria fobia del dentista. Gli altri 9 ne hanno solo paura. Quello con il dentista ovviamente non è quasi mai un appuntamento piacevole e si possono sperimentare ansia nei confronti del dentista e di tutto ciò che riguarda quell'ambito, appunto il trapano, la siringa, l'anestesia. Le sintomatologie sono quelle tipiche dei disturbi d'ansia, con tachicardia, tremore, sudorazione eccessiva, sensazione di svenire, fino ad arrivare ai casi estremi di attacchi di panico. Ma vediamo quali sono le strategie che di solito, abitualmente, le persone usano. Per fronteggiare la profonda sensazione di paura, le persone spesso mettono in atto tutta una serie di strategie, che però possiamo racchiudere in due grandi categorie: evitamento e uso di surrogati. Infatti, con l'evitamento le persone rimandano e appunto evitano costantemente l'appuntamento col dentista. E l'uso di surrogati, come assumere farmaci, antibiotici, antidolorifici nel tentativo di automedicarsi. Ma in realtà non sono veramente utili queste strategie, perché con l'evitamento solo apparentemente la persona riesce a tenere a bada l'ansia per il dentista, ma in realtà non si rende conto che più evita, più si ingigantisce la paura. E invece l'automedicamento provoca gravi conseguenze alla salute e costringe poi a rivolgersi al dentista in situazioni gravi che richiedono interventi anche pesanti. L'evitamento e l'automedicamento paradossalmente ci spingono proprio verso il nostro incubo peggiore, quindi lunghi interventi, estrazioni dentali, numerose sedute al dentista e anche grandi spese. Poi ci sono tutte le strategie che le persone adottano all'interno dello studio del dentista, come arrivare in anticipo all'appuntamento o imporsi di distrarsi in qualche modo col cellulare, con le riviste o con la televisione, oppure farsi accompagnare da un familiare o da una persona di fiducia, oppure cercare di controllare le sensazioni, la paura e il dolore. Ma non sono utili nemmeno queste strategie. Nel momento in cui ti trovi all'interno dello studio dentistico e metti in atto tutte queste strategie finalizzate al controllo della paura e del dolore, in realtà il controllo ti fa perdere il controllo e contribuisce ad amplificare le sensazioni e ad aumentare anche l'ansia, la paura e infine anche il dolore. Sì, perché l'amplificazione delle sensazioni aumenta il dolore. E per il meccanismo della profezia che si autoavvera, pertanto l'esperienza finirà con l'essere realmente catastrofica, disastrosa e soprattutto dolorosa, proprio come la persona si aspettava. A questo punto mi chiederete: ma allora cosa possiamo realmente fare? Prima di tutto, informarsi. Ciò che non si conosce fa molta paura. E come già ho accennato precedentemente, evitare incrementa la paura e il problema. Seconda cosa, affidarsi a un dentista di fiducia, al quale in caso di dubbi possiamo porre delle domande. E terza cosa, un passo alla volta, avvicinarsi agli appuntamenti col dentista, quindi programmandoli e avvicinandosi gradualmente alle proprie paure. E infine, come argomentato anche in un recente studio del 2015 pubblicato sulla rivista British Dental Journal, un breve percorso di psicoterapia per affrontare e alleviare la paura del dentista produce degli ottimi miglioramenti nella qualità di vita della persona. Infatti la terapia, attraverso delle particolari prescrizioni e stratagemmi, si pone l'obiettivo di andare a sostituire i tentativi negativi, sbagliati, le soluzioni disfunzionali della persona con altre più corrette e più funzionanti.
Anche per oggi è tutto, vi invito sempre a commentare, condividere e pormi delle domande seguendo i miei contatti che trovate qui. E grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.